Lo scorso 23 ottobre 2021 ha preso il via il progetto Differenze, con la presentazione presso la sala consiliare di Martina Franca, che vedeva coinvolti la UISP assieme a Dire Donne in Rete contro la Violenza. Il progetto Differenze si è svolto in 14 regioni italiane, tra queste è stata selezionata in Puglia la città di Martina Franca. Il progetto ha trovato applicazione grazie alla UISP Comitato della Valle d'Itria, il centro antiviolenza Rompiamo il Silenzio, protagonisti del percorso che è durato per tutto l'anno scolastico, le ragazze e i ragazzi di due classi terze dell'Istituto Da Vinci, la terza F e la terza QV. Scopo principale del progetto Differenze, portare il tema della parità di genere tra gli argomenti sulle agende politiche, il fenomeno della disparità che spesso diventa discriminazione o anche violenza ai danni delle donne, è purtroppo ancora molto presente nel nostro paese e nel mondo intero. E se nel campo dell'istruzione il divario di genere si sta colmando, è ancora molto presente sul lavoro e nei luoghi di potere. Due gli obiettivi principali posti in essere dagli studenti con il progetto Differenze: diventare portavoce di relazioni paritarie e di non violenza, essere protagonisti di un cambiamento culturale pronto ad eliminare gli stereotipi di genere. Come classe abbiamo deciso di rappresentare, di creare una campagna pubblicitaria, soprattutto per i nostri coetanei, le nostre coetanee della nostra età, per andare a sensibilizzare sull'argomento degli stereotipi di genere, quindi spiegare cosa sono e in generale poi andare a vedere tutti i luoghi dove essi sono appunto presenti. In più abbiamo capito che gli stereotipi di genere sono la base culturale da cui partono quelle varie forme di violenza sulle donne e quindi abbiamo, tramite gli stereotipi di genere, implementato nella nostra campagna anche tutti quelli che sono i comportamenti di tutte le relazioni tossiche. Appunto, abbiamo ricordato a chiunque potesse soffrire di qualsiasi maltrattamento fisico, verbale o psicologico da parte del proprio partner, che è sempre disponibile il numero del 1522, il numero nazionale per antistalking e violenza, a cui appunto potersi rivolgere per farsi aiutare. I giovani hanno dapprima incontrato la dottoressa Paola Cellamare, assistente sociale del centro antiviolenza, che ha illustrato gli stereotipi e i pregiudizi di genere, oltre alle diverse tipologie di violenza nelle relazioni di intimità. L'assessora Tiziana Schiavone, che ha presentato la carta dei servizi del comune di Martina Franca, e la dottoressa Valeria Semeraro, che ha spiegato le tecniche di comunicazione soffermandosi sull'importanza del linguaggio inclusivo. La violenza di genere sembra qualcosa di lontano. La nostra città è un'isola felice oppure anche qui da noi abbiamo queste realtà? Purtroppo la violenza di genere è una realtà presente in tutti i territori e anche Martina e Crispiano, parlo del nostro ambito, ha purtroppo molti accessi presso il nostro centro antiviolenza. Dobbiamo pensare alla violenza di genere non solo dal punto di vista fisico ma anche e soprattutto psicologico. Particolare interesse è stato manifestato dai ragazzi per le attività di role playing e di giochi cooperativi organizzati dall'esperto Ruben Magno, che hanno messo in risalto l'importanza della fiducia nell'altro. Abbiamo imparato che possono utilizzare il maschile e il femminile in maniera più inclusiva e senza distinguere nessuno, anche nella violenza di genere. Con la dottoressa Barbara Serio, gli studenti sono stati impegnati nella progettazione e realizzazione di una campagna social e di una caccia alle differenze nel centro storico di Martina Franca, basato su dei quiz tematici su stereotipi, disparità di genere e violenza delle donne. Allora, la terza F, seguendo il suo programma di studio, ha organizzato una caccia al tesoro con 7 tappe nel centro storico di Martina Franca. Ognuna delle tappe è stata scelta personalmente dai ragazzi e con il superamento della tappa si ritorna qui al presunto esempio della Ruta 10. 108 punti, ovviamente non si vince nulla, ma in sé è la scoperta delle differenze. Il 14 febbraio, come ogni anno, si è svolto il One Vision Rising, iniziativa per celebrare la bellezza delle donne e condannare ogni forma di violenza attraverso la danza. Giornata in cui nel mondo milioni di persone ballano sulle note del brano Break the Chain.
Qui noi come scuola, che siamo ente deputato alla formazione e all'informazione delle giovani generazioni, non potevamo non condividere la progettualità e percorsi della WISP e del Centro Antiviolenze di Martina. Che cosa deve fare la scuola o altre istituzioni deputate alla formazione e all'informazione? Incontrare i giovani, informare, riflettere, analizzare, è questo che abbiamo fatto col progetto Differenze. I ragazzi, ho visto che sono stati molto 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 interessati, ma soprattutto coinvolti attraverso le progettualità messe in campo nella riflessione, nell'autoconsapevolezza di alcuni loro atteggiamenti che li davano per scontati, soprattutto da parte dei maschietti. E quindi ecco la positività e gli esiti di questi percorsi, di questi progetti. Adesso finiamo veramente il progetto a Roma il 10-11 giugno, dove vado io con 4 ragazzi a vedere tutti i lavori prodotti dalle 14 città in tutta Italia.